C'era una volta una scarpa chiamata Renzo, che si era addormentata ed aveva perso la sua compagna. Renzo sapeva che tutte le scarpe devono sempre stare in coppia. Se ne andò così davanti alla vetrina di un grande negozio di scarpe, dove conobbe altre calzature come lui. Però tutte stavano unite alla loro coppia. Renzo voleva ritrovare la sua compagna e la cercava da tutte le parti, senza trovarla. Fino a quando, all'improvviso, sentì un rumore che attirò la sua attenzione. Sarà la sua compagna? Sarà la scarpa che cercava da tanto tempo? Cercò e ricercò, fino a che alla fine scoprì il motivo di quel rumore. Davanti ai suoi occhi stava la scarpetta più bella che avesse visto nella sua vita. Voleva sapere come si chiamava. E lei rispose che si chiamava Lucia. Voleva sapere cosa ci faceva lì. E lei le disse che si era persa e stava cercando il suo compagno. Renzo le raccontò che anche lui stava cercando la sua compagna e si offrì ad aiutarla. All'inizio Lucia non era molto convinta, ma Renzo si comportò come un vero cavaliere. E per dimostrarle la sua amicizia, le fece un regalo. Lucia restò affascinata dal fiore, però gli disse che per accettare la sua offerta dovevano avere l'approvazione della regina delle scarpe. Renzo si mostrò molto sorpreso. Non sapeva che ci fosse una regina delle scarpe. Lucia chiamò la regina e la regina si presentò in pompa magna come era solita fare. Ed una volta conosciuta la situazione, acconsentì che i due andassero a cercare i loro rispettivi compagni. Tutte le scarpe del negozio gli fecero gli auguri e fu così che Renzo e Lucia proseguirono assieme nel loro cammino, in coppia, cercando la loro compagna.